Dopo il rinnovo con Oleg Antonov, ecco il primo vero colpo di mercato di Trentino Volley, il ritorno di Ian Stocker dopo 3 stagioni di assenza. Il ceco, 205 cm di potenza, è l'opposto più vincente della storia della società di Via Trainer. Ha firmato per la prossima stagione, andrà a fare coppia con il giovane Gabriele Nelli, che in un anno difficile dal punto di vista degli acciacchi del titolare del posto, Djuric, ha avuto modo di far vedere quanto stia crescendo e quanto bene lo stia facendo. Stocker, con la maglia di Trento, ha vinto 9 dei 16 titoli presenti in bacheca. Ha vissuto con la Diatec l'anno della spettacolare triplete. Era il 2011 e la squadra si impose in campionato, in Europa e poi anche al Mondiale per club. Arriva da una doppia stagione in Russia, dove si è sicuramente fatto notare, laureandosi anche come miglior marcatore, e da una in Corea con il Kepto Suwon. Reduce dal premio come miglior giocatore ceco dell'anno, riconoscimento ricevuto anche nel 2012 quando giocava a Trento, da agosto tornerà a disposizione di Radostin Stoichev. Tra il 2010 e il 2013, Ian Stocker, classe 1983, ha realizzato con la maglia di Trento 1997 punti in 140 partite. È il quarto bomber trentino di sempre. Nel suo palmarès ci sono 3 mondiali per club, una Champions League, 2 campionati italiani, una Challenge Cup, un campionato ceco, una Coppa della Repubblica Ceca, una Supercoppa italiana, 2 Coppe Italia. Del suo rientro dice: già mentre mi allontanavo avevo espresso il desiderio di tornare, non ho mai avuto dubbi, in questi anni ho fatto il tifo per Trento a distanza. Torno in una squadra decisamente più giovane e molto diversa rispetto a quella che ho lasciato, ma conosco l'ambiente, la società e lo staff e non vedo l'ora di vincere ancora.